Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamo. Ne continuiamo in collaborazione con Assocamere Estero, Your Italian Hub e Italy. Oggi una nuova puntata per mettere a confronto Italia e Stati Uniti d'America. Nostra ospite oggi per OK Italia Parliamo, per parlare con noi di lingua e cultura italiana negli Stati Uniti, abbiamo Ilaria Costa, che è direttore esecutivo dello IACE. Con competenza, che ha una competenza anche territoriale sugli stati di New York, New Jersey e Connecticut. E anche, anzi, innanzitutto, benvenuta Ilaria Costa. Stavo dimenticando un aspetto molto importante, il saluto a Ilaria Costa, la nostra ospite. Benvenuta Ilaria. Grazie, grazie per avermi invitato. Un saluto a tutti da New York. Grazie Ilaria. E oltre ad Ilaria, vedete nello schermo con me anche la mia compagna di viaggio in questo ciclo di approfondimenti, Letizia Airos, Editor in Chief di Italy Network. Benvenuta anche a te, Letizia. Salve a tutti da New York e continuiamo questo viaggio negli Stati Uniti, nell'Italia, che è presente negli Stati Uniti raccontando diversi temi. E Beh, oggi oltre. parliamo di insegnamento della lingua italiana Molto. all'estero. Assolutamente sì, oggi iniziamo soprattutto a raccontare ai nostri ascoltatori chi è Ilaria Costa, un po' la storia di Ilaria Costa. Nel 2000 Ilaria inizia la sua collaborazione con lo IACE, nel 2003 ricopre il ruolo di docente presso il programma di italiano della Scuola Internazionale dell'ONU, successivamente nel 2005 stesso ruolo presso la New York University. Ilaria è un'attiva componente della nostra comunità italo-americana a New York. Tant'è che in collaborazione con istituzioni italiane del sistema paese di New York organizza in continuo eventi educativo-culturali, ma anche soggiorni linguistici per studenti, docenti ed amministratori scolastici statunitensi in Italia. Nel 2017 Ilaria vede riconoscersi anche la cittadinanza statunitense, quindi oggi doppia cittadinanza per Ilaria. E dobbiamo dire una cosa molto importante, perché per il suo impegno nella promozione della lingua e della cultura italiana ha ricevuto veramente tanti ed importanti riconoscimenti. Uno per tutti, forse io reputo anche il più importante, è quello ricevuto nel 2019, quando ha avuto l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, proprio per il suo impegno e la dedizione nella promozione della lingua e cultura italiana. Ilaria, per sciogliere il ghiaccio, io ti faccio una domanda doppia. Innanzitutto, quando ti è venuta l'idea di trasferirti a New York negli Stati Uniti per intraprendere questo bellissimo viaggio? Ma poi anche un altro aspetto molto importante, ci racconti che cos'è lo IACE? Certo, grazie, grazie Massimo. Allora, come tutte le scelte importanti della vita, è stata una scelta direi casuale. Io in realtà mi sono laureata in arte contemporanea, volevo esplorare la scena dell'arte contemporanea a New York e volevo imparare l'inglese. Quindi la mia idea era trasferirmi semplicemente per qualche mese e 21 anni dopo sono qui ancora e ho preso un'altra strada e ne sono veramente contenta, perché ho trovato nella promozione della lingua e cultura italiana veramente una missione di vita. Quindi questa è la motivazione che mi ha spinto, ero molto giovane e quindi un po' l'incoscienza e un po' la curiosità di esplorare. Per quanto riguarda lo IACE, è un ente gestore o promotore finanziato in parte dal Ministero degli Affari Esteri e in parte da una raccolta fondi locale, che si occupa proprio della promozione della lingua e cultura italiana nelle scuole di competenza della circoscrizione consolare del Consolato Generale di New York, con il quale collaboriamo. Cosa facciamo? Inseriamo corsi di lingua nelle scuole, o pubbliche o private, dalla scuola materna al liceo. Quindi noi ci occupiamo esattamente della scuola dell'obbligo, non delle università. Quindi inseriamo corsi curricolari ed extracurricolari, quindi corsi alla stregua di altre lingue, di altre materie inserite nel curriculum, e invece corsi che vanno al di là del contesto prettamente scolastico. Senti, per far capire quanto è importante il vostro lavoro e lo è sempre di più, ci dai un pochino di numeri per quanto riguarda l'insegnamento della lingua italiana, prima di tutto nelle scuole, dove, ripeto, anch'io, gli studenti, diciamo, americani o di altre nazionalità apprendono la lingua italiana come seconda lingua inserita quindi nel curriculum scolastico.
Allora, i numeri sono molto promettenti e molto incoraggianti. Ho visto una crescita notevole negli ultimi 15 anni, proprio nell'interesse sia da parte degli studenti, sia da parte degli amministratori scolastici, quindi dei presidi e dei superintendent, che sono una sorta di provveditori agli studi, che hanno un grande interesse nell'inserimento della lingua italiana nei corsi curricolari. Noi nel 2021-22 stiamo facendo la programmazione per il prossimo anno scolastico, prevediamo più o meno 400 scuole, di sostenere 400 scuole nei tre stati, con un totale di sui 69.000 studenti, che sono molti. Sono molti, sono appunto distribuiti nei tre stati, con una prevalenza a New York, a seguire in New Jersey, e il Connecticut, su cui dobbiamo lavorare ancora di più, perché c'è una grossa comunità italoamericana, ma ancora dobbiamo lavorare di più nel Connecticut. Quindi sono numeri importanti e siamo molto fieri di questa crescita che vede l'italiano veramente subito dopo, per esempio lo spagnolo non è nemmeno una seconda lingua, qui è quasi una prima lingua con l'inglese, e dopo il francese troviamo l'italiano in quarta posizione, ci sembra molto importante. Voi avete dei dati, so che non sono solo studenti italoamericani, ma ci sono anche studenti, numeri importanti di studenti di altre nazionalità. Sì, questo è un fenomeno molto interessante. Non c'è una prevalenza di studenti italoamericani, assolutamente, come era nel passato probabilmente. Quindi la lingua non si studia più per motivi, diciamo, di recupero identitario, no? Di un'identità italoamericana o per motivi nostalgici, di ricongiungimenti familiari o di storie familiari. Si studia perché l'italiano, come Letizia ben sai, qui a New York è associato alle tre F, food, Ferrari e fashion, quindi al cibo, alla gastronomia, al design, quindi Ferrari, e alla moda. Qui studiare l'italiano in qualche modo equivale a studiare la lingua del bello, dell'arte, della tecnologia, della moda, e in qualche modo Italian is cool, l'italiano fa figo, per usare un'espressione un po' non proprio accademica, e piace e veramente attira tantissimo i giovani e anche le loro famiglie. E è proprio per questo che possiamo puntare su questi numeri, perché l'italiana, la lingua italiana è sinonimo di eleganza, di cultura, di classe. E quindi abbiamo una grandissima richiesta proprio per questo. Ecco, Ilaria, un aspetto importante. Tu prima ci hai detto che lo IACE fondamentalmente si occupa di organizzare percorsi tanto curriculari quanto extracurriculari per le scuole pubbliche e private. Hai dato dei numeri, hai detto che tantissimi sono i ragazzi, e non soltanto quelli di origini italiane, che comunque si avvicinano alla lingua italiana per i motivi che giustamente ci hai raccontato. Ma ti chiedo, quanto è attrattiva la conoscenza della lingua italiana anche per le famose tre F che giustamente ci hai raccontato? Ecco, quanto gli adulti vogliono diventare figli in America? Tantissimo. Devo dirti che la mia autostima è cresciuta quando mi sono trasferita, perché quando dico che sono italiana, Letizia penso che avrà avuto la stessa esperienza. Diciamo che quando diciamo che siamo italiane abbiamo dei punti in più, acquisiamo naturalmente dei punti in più, perché veramente l'Italia è ben vista, e quindi noi cerchiamo allo IACE, con tutto il sistema paese, di sfruttare o capitalizzare questo amore, questa passione per l'Italia, per l'italianità. Quindi sì, importantissimo questo concetto delle tre F, secondo me, ed è la filosofia che ispira tutta la nostra programmazione. Infatti noi organizziamo laboratori didattici non solo prettamente linguistici, che crediamo che la lingua non sia solo lingua, ma la lingua è cultura. Quindi in qualche modo promuovere la lingua diventa un veicolo proprio trainante della promozione del Made in Italy, del brand Italia. Quindi con IACE, scusami ti interrompo per un flash, ma con IACE possiamo dire che stiamo superando il vecchio stereotipo dell'italiano pizza, mafia e mandolino che purtroppo i film ci raccontavano? Bravissimo, stiamo proprio cercando
di andare in questa direzione, proprio di superare uno stereotipo molto radicato, e c'è ancora che esiste, ma devo dire sempre di meno, soprattutto in certe fasce sociali di New York, ma anche New Jersey e Connecticut, questo stereotipo lo stiamo combattendo, portando i ragazzi appunto a disegnare la loro Ferrari ideale con dei software super avanzati. Proprio allo showroom della Ferrari, per esempio, oppure portandoli negli showroom di Diesel, Armani, Valentino, oppure anche della Ferrero, per esempio, che ha degli stabilimenti, ha una tecnologia avanzatissima per la produzione del cioccolato. Quindi cerchiamo di far esplorare anche altri campi che non sono così conosciuti o che non erano così conosciuti dell'italianità, del Made in Italy. E quindi secondo noi questa è la nostra missione, far diventare gli studenti proprio ambasciatori dell'Italia, del Made in Italy. Questo un po' con la consapevolezza che state formando, un po', come hai detto tu, gli ambasciatori del Made in Italy. Quanto questa cosa vale anche per gli adulti? Adesso passiamo all'insegnamento della lingua italiana agli adulti. È fondamentale. Gli adulti sono fondamentali perché in collaborazione con l'Istituto di Cultura di New York, la nostra sede è nell'Istituto di Cultura, noi organizziamo corsi a pagamento per adulti. E i nostri adulti sono veramente adulti, nel senso di diversamente giovani, diciamo. È una popolazione molto age, dell'Upper East Side, adesso online l'abbiamo sicuramente allargato il bacino di utenza, ma sono veramente, amano l'Italia, amano i prodotti italiani, amano poter leggere in italiano, non tanto Dante forse, quanto per esempio la Ferrante, l'Elena Ferrante, possiamo aggiungere un'altra F alle famose F citate, perché chiedono club di lettura, laboratori di opera lirica, chiedono visite ai musei guidate. Abbiamo infatti durante la pandemia creato degli eventi che si chiamano proprio Social Fridays, cioè salotti italiani, ossia degli spazi virtuali ogni venerdì nei quali questi studenti si possono incontrare e li mettiamo in contatto con esperti di cinema, di teatro, di opera, di letteratura, e abbiamo delle conversazioni, no, in italiano su appunto queste tematiche. Sono di grandissimo successo questi salotti italiani. Veniamo alla pandemia, perché chiaramente avete avuto un momento in cui avete dovuto fare questo passaggio dal reale al virtuale, voi che organizzavate anche una serie di eventi e di iniziative in persona. Come Certo. è stata all'inizio? Come è stato difficile? Allora, è stato sicuramente difficile. Noi come italiani, secondo me, abbiamo avuto il vantaggio di osservare prima, con un mese di anticipo, l'evolversi dell'emergenza pandemica, perché negli Stati Uniti è accaduta dopo. Quindi noi l'abbiamo veramente monitorata molto bene e ci siamo preparati. Ci siamo preparati passando tutte le lezioni online, esplorando le piattaforme allora più versatili come Zoom, come quella che stiamo usando, e facendo soprattutto un'opera di formazione giornaliera ai nostri docenti su come utilizzare gli strumenti didattici online. Quindi è stato estremamente intenso il lavoro che abbiamo fatto. Scusa? Una sfida, dico. Una sfida. E devo dire che darwinianamente siamo riusciti ad adattarci al cambiamento in un modo assolutamente inaspettato per me. È stato un lavoro di squadra con il CDA dello IACE, il presidente Paradiso, un'esperta di marketing digitale, era Palazzolo, la vicepresidente. Insomma, abbiamo veramente fatto team. E devo dire che i docenti sono stati bravissimi, sono stati super reattivi al cambiamento. E anche gli studenti, anche appunto gli studenti più âgés, non mi aspettavo che rispondessero con tale prontezza al cambiamento. E mi piace sempre citare un nostro studente che avrà 85-86 anni, un fedelissimo dello IACE, che mi ha scritto: "Grazie mille per aver organizzato questi passi, perché per me la vita senza l'italiano è come uno spumante senza bollicine." E questa è molto bella. Allora, senti, Però scusa, volevo agganciarmi prima ad una cosa. Tu hai parlato di marketing digitale, no? Ed credo che sia stato per voi proprio una cosa molto importante, nel senso che mi risulta che i vostri numeri sono cresciuti tantissimo proprio grazie a questo. Mi dici due parole?
Sì, abbiamo appunto fatto una campagna molto aggressiva su Facebook, Instagram, abbiamo rifatto tutto il sito, abbiamo delle newsletter molto giornaliere e abbiamo fatto tutto questo con Tra Palazzolo, appunto, che è un'esperta di marketing del nostro board. Abbiamo aumentato la nostra presenza sul mondo, sul digitale, sul web, abbiamo aumentato sicuramente il numero degli studenti, raggiungendo anche aree più periferiche, quindi coloro che non potevano venire da Upstate New York o da parti più lontane di New Jersey e del Connecticut, adesso si collegano con un click e sono felicissimi. Quindi questa campagna digitale ha insegnato moltissimo a noi e ci ha veramente aiutato ad allargare il bacino d'utenza. Devo dire che appunto gli studenti più anziani insegnano adesso a me come usare Zoom, fai screen sharing, Ilaria fai breakout room, e non me l'aspettavo. Devo dire che ormai insegnano a me loro delle funzionalità che non conoscevo. Ecco. Ilaria, vorrei cercare di ragionare su un aspetto molto importante. Dal tuo racconto, dalla tua narrazione, emerge quanto ci sia sempre di più la voglia di imparare l'italiano per conoscere l'arte, la cultura italiana. Secondo te, proprio in virtù di questi elementi che stanno emergendo, quanto può essere utile proprio per la comunicazione del sistema Paese Italia negli Stati Uniti e per facilitare anche le nostre imprese, il nostro Made in Italy, che sempre più persone negli Stati Uniti, anche persone age, come abbiamo detto prima, o usiamo un altro termine, i diversamente giovani comunque apprezzino e amino la nostra lingua, perché è chiaro che la conoscenza della lingua, della cultura, porta anche curiosità verso quelli che sono i prodotti, i nostri manufatti, i nostri servizi. Ecco, quanto secondo te si sta percependo anche l'utilità del lavoro che come IACE state realizzando negli Stati Uniti? Ma credo che siamo sulla buona strada. Come tu hai detto, diciamo, l'italofonia va di passo con l'italofilia. Cioè, una persona che acquisisce l'italiano, la lingua italiana, poi diciamo che ha un desiderio di impossessarsi dei prodotti italiani, e questo ha una ricaduta molto forte sia economica sia turistica sia di investimento per tutto il sistema paese. Quindi il rilancio del sistema paese deve passare, e non può se non passare, per il rilancio della lingua, che è anche cultura. La lingua è cultura, non c'è storia su questo. Quindi credo che al Ministero degli Affari Esteri se ne siano resi conto, e infatti ci premiano con dei finanziamenti consistenti, perché appunto è un investimento per il governo italiano, e gli ritorna in termini di, quando sarà possibile, turismo di esportazioni. Quindi gli Stati Uniti sono il secondo partner commerciale di esportazioni per l'Italia, e quindi è estremamente importante che il governo italiano stia riconoscendo il ruolo degli enti gestori, nel nostro caso dello IACE, proprio in questo rilancio del sistema paese. Avete degli studenti che vengono dal mondo del business, manager, o che si occupano di arte, di rapporti con l'Europa? Sì, tra gli studenti adulti, a parte appunto la popolazione più diversamente giovane di cui parlavamo, abbiamo anche dei giovani, e a volte le aziende stesse chiedono delle lezioni private, le aziende italiane chiedono lezioni private per i propri dipendenti, quindi proprio facciamo dei gruppi privati e ci concentriamo sull'italiano del business, quindi con un vocabolario più tecnico e più specifico. Comunque sì, ci sono dei gruppi di adulti interessati al business. Ecco, continuiamo un attimo a parlare sempre di business e di opportunità per l'Italia, in modo da rapportare un po' i due paesi. Come tu ben sai, in Italia abbiamo da pochi giorni, anzi oggi era alla presentazione alle Camere, ha fatto la presentazione prima al Senato, appunto il neo ministro, il nuovo premier Draghi, che ha dato vita per la prima volta a un ministero specifico per il turismo in Italia, ministero che per la prima volta ha anche il portafoglio, quindi autonomia e capacità di spesa rispetto al passato. Sappiamo che fino al governo precedente era all'interno del Ministero dei Beni Culturali. Ti chiedo come IACE, noi abbiamo detto anche in premessa, ce l'hai ribadito anche tu, che vi occupate anche di organizzare eventi e altre attività, ma vi occupate anche di fare incoming turistico verso il paese Italia di gruppi, cioè i tuoi alunni, siano essi giovani piuttosto che persone adulte, ti chiedono poi di organizzare anche visite culturali, di studio, di approfondimento della lingua anche in Italia,
Se sì, con quale cadenza e quali sono le città, immagino d'arte, preferite nella scaletta di priorità per i cittadini degli Stati Uniti? Sì. Allora, sì, sì, noi organizziamo ovviamente in tempi pre-Covid, organizzavamo e ci auguriamo di farlo molto presto, gite, viaggi, anzi viaggi didattico-culturali per le nostre scolaresche. E abbiamo l'anno scorso, prima del Covid, nel 19, abbiamo mandato 1000 studenti liceali in diverse mete. Veramente sono viaggi che organizziamo con un ente specializzato proprio in viaggi turistico, scusami, didattico-culturali in Italia, che si basa a Milano, che si chiama Studio Arcobaleno, e sono viaggi personalizzati. Alcuni scelgono le classiche mete delle città d'arte, Roma, Venezia, Firenze, altri invece percorsi molto meno, diciamo, molto meno turistici, molto meno di massa. Per esempio, la Sicilia è stata una meta richiestissima, per esempio, la Sicilia, anche ovviamente Matera, dopo che è stata città capitale della cultura europea, a volte anche la Lombardia, il Piemonte. Abbiamo fatto diversi percorsi, questo per quanto riguarda le scolaresche, quindi dei gruppi di studenti liceali che hanno lezioni di italiano, di lingua al mattino e nel pomeriggio le varie escursioni. Per quanto riguarda gli adulti, c'è una grande richiesta anche di quei viaggi che si chiamano di ritorno alle origini, ossia quegli italo-discendenti che vogliono andare a scoprire i paesi di origine dei propri appunto antenati, e anche lì organizziamo dei gruppi più diciamo con meno iscritti rispetto alle scolaresche, ovviamente, ma c'è un grandissimo interesse anche per questo turismo di ritorno, tra virgolette, di riscoperta delle origini. Ilaria, nonostante tu sia giovanissima, però puoi già raccontare fasi alterne della storia dell'insegnamento della lingua italiana presso le scuole e fuori. Come hai visto, quanti anni sono che lavori all'OIACE e come hai visto cambiare tutto quanto? Allora sì, io mi sono trasferita alla fine del 99, ho cominciato subito nel 2000 a lavorare come insegnante, prima come insegnante, poi come amministratrice, poi come... Parliamo di 20 anni. Sì, ormai 20 anni, addirittura 20 anni, sì, e tra l'altro con Letizia facevamo un progetto molto avanguardistico, no? Il progetto scuole, che proprio era un portale per gli studenti. I primi viaggi, ti ricordi l'accordo con l'ENI, i primi viaggi, insomma... Esatto, quindi insieme abbiamo sviluppato proprio questo. Sì, è cambiato molto, nel senso che io vedo appunto che c'è stato proprio uno spostamento dalla percezione dell'italiano come lingua etnica a lingua di cultura. Questo secondo me è stato il grande shift che ho notato. Prima appunto era semplicemente un importante recupero dell'identità degli italo-discendenti, che per motivi nostalgici volevano studiare il dialetto, la lingua dei loro antenati. Adesso no, adesso studiare l'italiano è come per noi studiare il francese, non so, 50 anni fa. È simbolo di classe, cultura, eleganza, tecnologia, innovazione. Non è più pizza mandolino, per fortuna, pizza mandolino, eccetera, eccetera. Ci sono anche dei fenomeni così, ma molto di meno. Quindi io in questo vedo una grandissima differenza. Un'altra differenza è proprio nella preparazione dei docenti. La nostra missione all'OIACE, ma in tutti gli enti gestori, è quello di qualificare proprio l'insegnamento dell'italiano attraverso una formazione molto capillare dei docenti. In questo momento online, ovviamente, con i vari enti formatori, tipo ICON, il consorzio universitario, specializzato sulla didattica a distanza, ma in generale puntiamo su, ecco, dei docenti più aggiornati, cioè che abbiano una, diciamo, preparazione dell'Italia, una conoscenza dell'Italia più contemporanea, che faccia superare lo stereotipo del pizza mandolino, eccetera. Ilaria, sicuramente quello che ci sta raccontando porterà anche curiosità a tanti nostri ascoltatori in Italia, e ti chiedo proprio per quanto riguarda i docenti, ecco, magari qualcuno dei nostri ascoltatori volesse ambire a diventare docente dello IACE, quali competenze deve avere un docente o quantomeno una persona per poter aspirare a diventare, ad entrare nel corpo docente di IACE della vostra struttura? Allora, ci sono due canali. Se il docente aspira a diventare docente in una scuola pubblica,
deve avere un'abilitazione rilasciata dallo Stato o di New York, New Jersey o Connecticut. Okay. Quindi questa si consegue con un master universitario, un master combinato in education e Italian, quindi italiano e corsi di pedagogia, e poi si fa un esame per avere questa abilitazione all'insegnamento. L'altra strada è invece quella delle scuole private, lì è a discrezione della scuola stessa, però in genere chiedono l'abilitazione anche nelle scuole private, non sempre, chiedono sicuramente un master's in education e Italian. Quindi non siete voi a certificare le competenze dei docenti che vengono... No, sono gli stati. Okay. No, sono gli stati nelle quali si trovano le scuole. Sì, si insegna nelle scuole americane, quindi è necessaria anche una residenza, un permesso di residenza. Esattamente, e questo infatti è un po' uno scoglio che abbiamo. Questo è uno scoglio piuttosto serio. Piuttosto serio, sì, perché devono essere in possesso di un permesso di lavoro o meglio ancora di una green card, che sarebbe la carta verde, una residenza permanente, che non è da ottenere però. Ecco, siamo purtroppo quasi in conclusione di questa piacevolissima intervista. Io vorrei chiudere con una domanda a Ilaria. Ilaria, vorrei chiederti se c'è un sogno, un desiderio per la realtà che ci sarà, la realtà che ci aspetterà dopo questa tristissima parentesi della pandemia Covid-19. Come vedi il futuro tuo, il futuro delle attività che stai realizzando, il futuro dell'Italia negli Stati Uniti? Ah, io guarda, sono un ottimista proprio per natura. Letizia mi conosce, sono una grandissima ottimista. Secondo me questa crisi, purtroppo tragica, ha avuto però, ha nascosto come tutte le crisi, grandissime opportunità. Ha aperto nuovi scenari per la didattica e infatti non insegneremo più come abbiamo insegnato prima. Ormai ci sarà una modalità assolutamente ibrida, mista, tra la didattica a distanza e quella in presenza. Si sono aperti degli scenari veramente insperati e veramente importanti. Abbiamo allargato il nostro bacino d'utenza, abbiamo fatto rete in senso proprio di rete sociale, ci siamo uniti paradossalmente di più, perché io vedo tutti i miei insegnanti tutti i sabati e prima non potevo vederli perché erano tutti sparsi in varie regioni e lontani stati. Adesso li vedo tutte le settimane, quindi abbiamo fatto rete nel senso proprio di territoriale, rete nel senso digitale. Quindi io sono molto ottimista, il nostro goal è raggiungere 100.000 studenti nei prossimi 2 anni e ci auguriamo di farlo, e quindi anche il mio futuro, mi auguro di poter venire in Italia più spesso e di poter organizzare presto i viaggi in Italia, questo con i ragazzi, questa è la mia speranza. Tu hai detto una cosa importante, hai parlato di modalità ibrida, è proprio questa modalità ibrida che ancora purtroppo in Italia si tenta di riconoscere, no? Si tenta di, è un po' più difficile probabilmente, forse anche per la nostra cultura, no? Che ne pensi? Sì, no, per me è vincente, per me l'insegnamento online si è fatto bene, ormai ci stiamo tutti specializzando in questo. Giusti, chiaramente, eccetera, ovvio. Secondo me con le risorse giuste, con la formazione giusta, ripeto, la formazione è chiave dei docenti e anche degli studenti, io la vedo come una rivoluzione importante, assolutamente fattibile, anzi che si sta realizzando, quindi non si tornerà più come era prima, semplicemente la pandemia ha accelerato dei processi che erano già in atto, li ha accelerati in modo esponenziale per necessità, ma comunque erano già in atto qui anche... Noi offrivamo delle classi online, certo non così, non in questo, con questa diciamo frequenza, però io proprio sono convinta che ormai si andrà metà digitale e metà in presenza, perché la presenza ci vuole ovviamente, ma anche l'online, sono grande sostenitrice. Massimo, che ne pensi? Noi stiamo facendo questi incontri proprio per comparare le esperienze. Beh sì, guarda Ilaria, quello che diceva Ilaria, Letizia, è anche giusto, perché voglio dire, siamo stati tutti costretti, ma in tutti i paesi del mondo, ad accelerare dei processi di ammodernamento del nostro modo di affrontare le cose. L'Italia in particolare era molto indietro per quanto riguarda il tema della digitalizzazione, nonostante da tanti anni se ne stia
parlando, lo abbiamo visto con le scuole sono state costrette in corso d'opera a fare la FAD, formazione a distanza, che è quella che praticamente sta prendendo ovviamente il sopravvento. Noi oggi siamo in una situazione abbastanza buona in questo momento, già si parla che tantissime regioni in Italia torneranno in zona arancione, quindi di nuovo ci saranno scuole chiuse, ci saranno tantissimi problemi. Oramai ci dobbiamo abituare, questo è il futuro, indubbiamente io reputo che sia fondamentale preservare anche le relazioni, i rapporti umani tra le persone, perché senza di questi diventerebbe tutto sterile, perderebbe di valore tutto, non si amerebbe più il bello, non si amerebbe più la cultura, perché non ci sarebbe neanche modo di poterla vedere o toccare con mano. Oggi sapete che anche l'accesso ai musei, alle gallerie d'arte, per fortuna è possibile, ma solo in maniera virtuale. Io spero che quanto prima si ritornerà anche alla possibilità di farlo in presenza, però è giusto che comunque il futuro del mondo dell'istruzione, dalla scuola d'infanzia, dalla scuola primaria fino all'università, dovrà sempre di più fare i conti con un tipo di formazione che sia mista tra formazione in presenza e formazione a distanza. Bisognerà attrezzarsi, Letizia, attrezzarsi per far sì che questo tipo di servizio possa essere reso nel migliore dei modi, con i giusti accorgimenti affinché non crei un gap molto insormontabile per il futuro di competenza o anche di ignoranza tra coloro che non hanno potuto beneficiare solo della formazione in presenza e hanno dovuto soltanto fare formazione a distanza. Questa è l'unica preoccupazione che io ho. Quindi è uno sforzo un po' di tutti, dobbiamo veramente cercare di sfruttare al meglio gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, che ci aiuteranno sicuramente a vivere meglio. Come Letizia ci aiuta anche a vivere meglio, confrontarci con le realtà dall'altra parte dell'oceano, quindi questi confronti che stiamo organizzando anche grazie a te con nostri, chiamiamoli, testimoni privilegiati dagli Stati Uniti, sicuramente sono un arricchimento per tutti coloro che ci seguono. E io ringrazio, permettimi di ringraziare veramente tanto Ilaria Costa per essere stata con noi. Magari Ilaria torneremo anche a collegarci con te più in là per capire, ecco, subito dopo la pandemia ci interesserà sapere con Letizia se realmente avete fatto quanto tu stai dicendo oggi, se avete continuato anche in parte a lavorare con la formazione a distanza. Per ora veramente grazie per essere stata con noi, Ilaria. Grazie mille, un carissimo saluto a tutti voi, grazie. Grazie a tutti. Letizia, grazie come sempre anche a te, un ringraziamento anche ai nostri ascoltatori, arrivederci a tutti al prossimo incontro di approfondimento con Otica Italia Parliamone. Arrivederci e grazie.